Noi siamo in collegamento telefonico proprio con il protagonista del film, Tony Servillo. Ben trovato, buonasera. E congratulazioni innanzitutto. Grazie. Vediamo se ci sente Tony Servillo. Sì, sì, vi sento. Ecco, noi non avevamo molto audio, molto alta la diffusione in studio. Buonasera, dicevamo sì. Congratulazioni. Dunque, un punto d'arrivo o di partenza a questa premiazione, questo premio? Ma io considero un punto di partenza, nel senso che questi premi, questi riconoscimenti incoraggiano a proseguire su una strada che si è intrapresa. Il proprio Sorrentino ha parlato della necessità di fare un cinema coraggioso, questi premi incoraggiano a continuare su questa strada. Vede più vicino anche gli Oscar, la strada per gli Oscar? Sono napoletano, perché ero anziano non ne parlo. Anche noi incrociamo le dita, noi però abbiamo detto di questo film che ha avuto più successo all'estero che in patria, perché secondo lei? Non credo, guardi, il film ha avuto degli incassi più che lusinghieri nelle sale italiane, quindi posso dire in tutta serenità che il film è stato accolto molto, ma molto bene anche in Italia. Secondo lei perché sono arrivate però alcune critiche proprio sull'immagine di Roma e della capitale che dà questo film, che è un po' il punto focale poi? Guardi, posso dirle che non mi sembra questo il momento in cui parlare di queste cose. Secondo la vecchia abitudine si preferisce parlare di questo e non di gioire. Questo è un momento in cui dobbiamo essere orgogliosi, con moderazione, con semplicità, ma orgogliosi di un risultato ottenuto. Va bene? Ritengo che questa sia la cosa da fare in questo momento. Ed è quello appunto che sosteniamo anche noi. Posso chiederle innanzitutto perché Tony Servillo, lei si trova a Parigi? Io mi trovo a Parigi perché dopodomani debuttiamo con Le voci di dentro di Edoardo De Filippo al Teatro di Bobigny e per promuovere l'uscita in Francia del film di Andò, Vive la libertà. Ecco, in chiusura, Servillo, non parliamo allora dei punti che hanno sollevato un po' più le critiche, ma i punti invece vincenti di questa pellicola. Mi sembra francamente inopportuno parlare di critiche adesso, a meno che lei non abbia voglia come me di condividere un entusiasmo per un risultato del genere. Io credo che la maggior parte degli italiani vogliono condividere un entusiasmo, non hanno voglia di parlare di critiche. Possiamo dire secondo lei che cosa è stato apprezzato soprattutto di questo film? Non sento più, guardi, sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la sentiamo. Ci sente? No. Grazie, una culo. Ah, gradina. Si voleva sapere perché. Ci sente? Sì, trattare così. Va bene, la ringraziamo, grazie a Tony Servillo, non riusciamo più a sentirla. Nemmeno noi, grazie naturalmente, in bocca al lupo.